Assessore Gianpedrone, di nuovo a Expo per parlare di parchi, parchi intesi come risorsa per lo sviluppo. Io credo che sia stato uno spunto importante, una riflessione. Oggi abbiamo iniziato un percorso, il percorso è quello di capire con chi fa parco fino ad oggi nel territorio ligure e anche extraterritoriale, perché abbiamo avuto anche come ospite la regione Emilia-Romagna, come si può sviluppare questo sistema che noi intendiamo non solo come un vincolo ma anche come una risorsa. Il Presidente l'ha sottolineato anche oggi, il Presidente Totti nel suo intervento, i parchi devono anche riuscire ad attrarre capacità economica, perché le risorse dei parchi sono sempre meno e costantemente ovviamente anche cercare di attirare turisti piuttosto che anche situazioni di carattere enogastronomico che possono essere ovviamente dei pregi dei nostri parchi può essere una risorsa in più. Tutto questo non è che non sia stato fatto, è stato fatto in un'ottica sicuramente diversa da come la intendiamo noi. Oggi bisogna iniziare un nuovo percorso, per farlo partiamo da ciò che c'è, dalle nostre realtà territoriali che hanno delle sicuramente punte di eccellenza e che sicuramente vanno aiutate a interpretare questo nostro pensiero politico anche in qualcosa di tecnico, perché noi riteniamo che chi fa parco lo debba fare nell'ottica ovviamente dell'interesse, dell'unico interesse della tutela ambientale, dello sviluppo economico, dello sviluppo turistico e possibilmente anche della conservazione e tutela del territorio, un territorio, quello ligure, che è molto fragile, lo vediamo anche in questi giorni, e che quindi più è mantenuto e sicuramente meno rischi corre nel corso dei mesi invernali. Si parte anche da Expo, significativo perché qua a Expo l'Italia sta rilanciando la sua immagine globale di sistema paese. Simbolo di Expo ovviamente ha come tema il cibo, l'enogastronomia. Credo che i parchi abbiano anche questo aspetto da valorizzare. Expo è una vetrina mondiale, noi abbiamo ritenuto che i parchi fossero una delle nostre vetrine migliori da porre in grande spolvere in questa vetrina, e credo che la grande partecipazione di oggi, la risposta dei territori, seppur in un momento critico come quello della Liguria, a fronte ovviamente di allerte che negli ultimi 48 ore ci hanno tenuti molto impegnati, sia il segno che il risultato è stato raggiunto, e mi auguro ovviamente che dalle conclusioni di questo convegno si possa arrivare anche a quello spirito che abbiamo cercato di dare quest'oggi con iniziative anche che provengano proprio dai territori, che vadano in questo senso. Roberto Costa, presidente del Parco dell'Antola, lei ha parlato nel suo intervento dell'opportunità che le persone che vivono nel parco siano contente, stiano bene, abbiano degli incentivi per stare nel parco, perché così poi i visitatori si sentono a loro volta a casa. Certo, perché in un territorio dove chi ci risiede e ci lavora vive bene, anche il turista quasi impercettibilmente ma ha la sensazione di vivere meglio e ci vive meglio. Il Parco dell'Antola tra l'altro è uno dei parchi di riferimento tradizionalmente per i genovesi. Che cosa è cambiato in questi anni? In questi anni è cambiato un pochino il target turistico verso il quale noi ci rivolgiamo, cioè è chiaro che il bacino genovese rappresenta una attrattiva, direi, storica, quasi direi nei secoli per quanto riguarda, diciamo, l'afflusso turistico. Però in questi anni noi abbiamo guardato anche attraverso la realizzazione di un'infrastrutturazione della rete sentieristica importante, perché manteniamo circa 250 chilometri di sentieri segnalati, mantenuti, e purtroppo in queste situazioni come quelle di oggi con l'alluvione in corso, direi purtroppo estremamente danneggiati. Questo è un grosso peso, perché le risorse da questo punto di vista non bastano mai. Abbiamo strutturato il territorio, rifugi, foresterie, centri visita, l'osservatorio astronomico, i castelli. Quindi siamo pronti, e direi che i segni ci sono già abbastanza netti, a accogliere e a ricevere un tipo di turista nuovo, cioè il tipo di turista che viene nel parco per una vacanza. E in genere chi viene per una vacanza è più facilmente il turista che viene da fuori, il turista che viene dall'Emilia-Romagna piuttosto che dalla Lombardia o dal Piemonte, ma anche il turista straniero. Noi abbiamo parecchi tedeschi, olandesi, qui in sede di convegno abbiamo una nostra operatrice di bed and breakfast, vi può eventualmente essere anche più dettagliata e precisa di me. Loro vedono tanto stranieri nelle loro strutture, e quanto più le loro strutture sono accoglienti e quanto più il territorio offre alternative
andare a fare l'escursionista sui sentieri, andare in mountain bike, andare a cavallo, andare a pescare nei fiumi, perché anche questa è un'attrattiva importante, andare con le ciaspole d'inverno e andare, diciamo, a vedere i castelli d'estate. Ecco, sono tutte motivazioni di una vacanza completa. Non si va a fare una vacanza per un'unica cosa. O meglio, magari io ci vado per un'unica cosa, che è per esempio andare a pescare in fiume, ma mia moglie piuttosto che i miei figli vogliono fare un'altra cosa, e allora se si può andare in bicicletta, se si può andare a vedere i monumenti storici, eccetera, questo veramente dà al turista una soddisfazione in più. E in questo senso, come dire, ci vogliamo porre tutto ciò come un obiettivo preciso, cioè deve essere chiaro a noi come amministratori, in generale al territorio, che noi quello che facciamo in termini di conservazione dell'ambiente, dell'identità, diciamo di tutto ciò che c'è di bello e di buono da conservare nel nostro parco, però deve diventare, deve essere inteso da tutti, da noi per primi, ma da tutti, come uno strumento di sviluppo del territorio. Per le nostre valli prioritariamente e di conseguenza per la regione, cioè noi siamo, vogliamo essere e dobbiamo essere uno strumento della regione per attuare le politiche regionali sul territorio, e credo, da quello che ha detto il presidente Toti oggi, che siamo proprio sulla stessa lunghezza d'onda.